Allora, siamo pronti con la seconda partita. Team Soccer maglia bianca, mentre invece con la nuova divisa granata dalla destra, alla mia destra, giocherà il Team Arenaccia, quindi il Real Arenaccia. Russo, giusto? Sì. Ok. A posto, lo dovrei ricordarmi. C'è Florio alla battuta, vediamo chi batte, se batte l'Atletico Arenaccia oppure. No, battono i Team Soccer. Anzi no, batte l'Atletico Arenaccia. Lombardo all'indietro per Caliò. De Martino in avanti, tenta direttamente il destro, la palla esce e alla battuta, quindi il Team Soccer con Savino, Matrullo, ancora Savino. Servito il compagno, ancora Savino. Matrullo, anzi, Florio. In avanti direttamente Lombardo esce e la serve a De Rosa. Non era saltato l'ultima De Rosa, però è ritornato in questa di De Martino. Palumbo. Ancora Palumbo verso De Martino. De Martino all'indietro per Lombardo. Ancora verso Palumbo. Palumbo rientra con il destro verso De Martino. Bravo il portiere. Poi c'è Savino, che guadagna una rimessa laterale per il Team Soccer. Matrullo. Palla verso Florio, bravo De Rosa. Allora Palumbo. Palumbo con la maglia numero 10, rientra col sinistro, la serve a De Rosa. De Rosa per, anzi, De Martino per De Rosa. De Rosa all'indietro. Caliò e poi direttamente tra le braccia del portiere Lombardo, ancora De Martino, Palumbo, De Martino per De Rosa, numero 14, cerca di avanzare, viene ben chiuso però dalla squadra di Team Soccer. C'è Savino che porta palla con i pantaloncini gialli. Savino verso il compagno, attenzione il passaggio in avanti, la palla esce direttamente a fondo campo. Caliò verso De Martino, Palumbo chiuso e Matrullo chiude in fallo laterale. Caliò batte la rimessa laterale, Palumbo, ancora Caliò sul sinistro, penso deviata. Non è deviato, direttamente a fondo campo. Matrullo. Pallone verso Florio. Chiuso senza fallo, in fallo laterale. Matrullo. Chiuso da Palumbo, ancora Matrullo riesce a recuperare. Bravo De Rosa, De Martino. Ancora De Rosa. Lombardo, il portiere, il passaggio in avanti. Chiuso in fallo laterale però da Matrullo. De Rosa. Lombardo, ancora De Rosa. La palla rimane in campo. Florio, attenzione, il passaggio! Ottimo tentativo per il Team Soccer, la palla è uscita veramente di poco. Tentavano l'incrocio dei pali. Allora Caglion, De Rosa. Caglion. Caglion riesce ad andare via veramente bene. C'è Savino però che lo recupera benissimo. Allora, attenzione verso, tentativo verso Matrullo, però viene chiuso da De Martino. Allora ancora Palumbo.
Palumbo Calio, numero 7 Calio, chiuso in fallo laterale. Diretto il tiro, la palla però è uscita di molto. Se c'è il ragazzo, ne sono passati 5 minuti. C'è un tocco di mani, credo. Ah, ok. Allora c'è rimessa laterale. Savino. Calio. Palumbo, attenzione, sta scattando bene De Martino che tenta il destro diretto, la palla esce però al fondo campo. Intanto è entrato Iorio, eccolo qui, proprio lui, possesso di palla. Palla viene passata all'indietro direttamente verso il portiere, la serve al compagno Savino verso Matrullo, chiuso da Palumbo. Palumbo rientra sul sinistro, la liscia ma poi la recupera e serve all'indietro De Rosa, ancora verso Palumbo. Palumbo in mezzo, bel tentativo verso Calio, però viene chiuso. Allora riparte subito il team soccer. Bello, bravo il giocatore del team soccer, tenta con il destro Matrullo. Rete, vantaggio per il team soccer con Matrullo. E quindi 1-0 per il team soccer, segna Matrullo, porta in vantaggio la sua squadra, proprio il capitano. E allora alla battuta l'Atletico Arenaccia, Matrullo è riuscito senza fallo a recuperare la palla. Allora boccia Savino verso Matrullo, attenzione, sta scattando nuovamente Savino, rientra sul sinistro, tenta proprio il sinistro, bravissimo Lombardo, non era facile questa parata perché è passata sotto le gambe dell'avversario. Allora il cross diretto sul calcio d'angolo ma nessuno la prende e allora opportunità di ripartenza con la rimessa laterale. Palumbo in possesso palla, rientra bene sul sinistro e supera l'avversario, ancora Palumbo. Ancora Palumbo, entra quasi fino dentro l'area, viene poi chiuso da Matrullo, Iorio. Muro lo chiuso, ancora Iorio. Matrullo. Boccia, sta scattando un muro. Calio ha recuperato una bella palla, serve a Palumbo, però non riesce a controllare, non era facile. Allora De Martino, ma chiuso ancora da Murolo che inizia la cavalcata, sono 2 contro 1, attenzione il pallone verso Savino ed è 2-0. Quindi per il team soccer. Attenzione, è entrata un'altra palla. Intanto è entrato Russo, De Martino. Savino però intercetta il pallone di De Martino che però recupera subito e la serve all'indietro al proprio portiere Lombardo. Lombardo che tenta anche il destro proprio per De Martino. De Martino chiuso però da Iorio che la serve anche all'indietro per Murolo. Savino ancora, attenzione, sempre lui è quello che sta facendo più la differenza in questo momento. C'è però direttamente rimessa dal fondo sull'uscita di Lombardo. Allora Palumbo,
rientra su Matrullo, ancora Palumbo, il cross in mezzo, Calio, il primo tiro ribattuto, ancora Calio e poi Savino, poi De Martino si butta ma non c'era stavolta il fallo. Allora Matrullo chiuso da Calio, ancora Matrullo, riesce ad andare via Matrullo, bravo Lombardo, palla in fallo laterale, ancora Matrullo verso Savino, all'indietro per Iorio, Murolo, Matrullo, Savino, l'autore del 2-0. Ancora anzi Florio. Savino, Iorio, Matrullo, il destro stavolta senza deviazione, la palla è uscita. Intanto entra Murolo ed esce Matrullo. Calio, De Martino, il destro deviato, penso dovrebbe essere angolo. Rimessa dal fondo, dice l'arbitro. Si resta sul 2-0 quando siamo al minuto 11, anzi quasi 12. Savino, passaggio quasi, anzi con un tunnel, però la palla è uscita. Fallo laterale per il team soccer. Dorio chiuso, fallo laterale. Murolo, Savino, Iorio, Murolo, Savino con il sinistro tenta verso Iorio, Russo fa buona guardia e se per Lombardo, bello il passaggio verso De Martino, serve Calio chiuso. Florio la tiene in campo, viene poi chiuso da Calio, ma ripartono bene ancora il team soccer con Murolo. Murolo se la porta sul sinistro, ancora sul sinistro Murolo, è 3-0. De Martino, Lombardo, Russo, bella la finta, riesce a servire De Martino, la palla però non è riuscita a essere servita al compagno. Aveva perso palla ma l'ha recuperata su Murolo. Allora De Martino, il destro non distante dalla porta e non c'è neanche angolo. Non si capisce se angolo o è fondo. Comunque battono, attenzione Calio, niente con il sinistro, palla fuori. Lombardo, Palumbo, De Martino, Calio, palla direttamente per Boccia. Calio l'aveva recuperata Boccia, però riesce ad uscire e servire anche Savino. Sta scattando un muro, attenzione, sempre con il sinistro, prima ha fatto male, stavolta però non è riuscito, va bene, una posizione molto defilata ed era anche solo. E la palla è andata direttamente a fondo campo.
Lombardo per Palumbo. Per De Marzino ancora all'indietro verso Palumbo. Calio non è riuscito a stopparla. La palla esce direttamente in fallo laterale. Calio. De Martino la tiene in campo. Lombardo. De Martino. Tunnel di De Martino. Serve Palumbo. Ancora De Martino. Calio. Il sinistro diretto boccia con le ginocchia. La respinge. Allora Murolo. Savino. Sta scattando Florio. Viene chiuso. Palumbo, bello il tacco ancora per De Martino, ancora Palumbo. Palumbo riesce a penetrare, però viene chiuso e la palla direttamente esce in fallo laterale, guadagnato dall'Atletico Arenaccia. Lombardo ha servito il proprio compagno Dalio. Il tentativo di imbucata di Russo, però leggibile. Viene quindi in avanti ancora il team soccer con Iorio, Murolo, ancora Iorio, Murolo, scattato anche Florio dall'altro lato, Murolo stavolta con il destro, ambidestro, tira bene sia di destro che di sinistro, stavolta bella però la risposta di Lombardo, Russo poi si allunga il pallone, fallo laterale per il team soccer. Florio, Murolo. La tiene in campo. Ancora Murolo, Savino. Savino il destro diretto, la palla esce. Allora esce Russo, entra De Rosa per l'Atletica Arenaccia. È uscito anche Savino, invece è entrato Matrullo, è rientrato Matrullo per il team soccer. De Martino, numero 77 come Quara. Poi De Rosa, Palumbo, il passaggio è bello, De Martino non la tocca e tra l'altro stava anche quasi beffando Boccia, però la palla è uscita. Florio, fallo laterale guadagnato ancora dal team soccer, chiuso però il tentativo da parte di Florio, quindi Calio, Calio per De Rosa, De Rosa ancora verso De Martino, chiuso ancora De Martino, Palumbo, Florio la tiene ancora in campo, non so, forse no, rimessa laterale, Florio, Iorio, Matrullo, anche lui è autore di un gol, il primo dei tre, uno lui, uno Savino e uno proprio lui, Murolo, attenzione Murolo verso Florio, Florio rientra. Il destro tentato, bravo Lombardo a non concedere l'angolo, guadagnano anche una rimessa laterale. Distanza, andiamo. Distanza. De Rosa, Palumbo con un velo riesce a ritornare sul pallone a servire De Martino, però è un po' troppo solo, il destro viene respinto in angolo, però non era difficile segnare da lì. Allora attenzione, l'angolo battuto, Palumbo, palla sul palo e poi fuori. Iorio. Murolo il destro diretto, bravo De Rosa a toccarla proprio all'ultimo. L'ha tolta dalla possibilità di Florio di battere a rete. Ottimo intervento. Allora Palumbo intanto sta ripartendo. Riesce con una finta a servire De Martino verso Calio. La palla è fuori, c'è arrivato. La porta era sguarnita ma non era affatto facile metterla in rete. Calio la tiene in campo. Entra in area. Non c'è nulla. Allora
Team Soccer difendono palla con Florio. Fallo laterale per l'Atletico Arenaccia. De Martino però recupera direttamente Murolo, tenta la ripartenza. Fallo su Murolo di De Rosa. Iorio, Savino, Murolo, Matrullo, pallone fuori. È stato ammonito qualcuno? Ah, ok. De Martino, Palumbo, verso Calio, chiuso, Iorio. La palla esce direttamente in fallo laterale per l'Atletico Arenaccia. C'è De Rosa verso Lombardo all'indietro. Lombardo per Palumbo. Palumbo, scattano sia De Martino che Calio. La tocca De Martino ma boccia, esce. Impresa sicura. Allora Savino tenta il tiro diretto, non aveva molte soluzioni. La palla comunque è uscita, è anche scivolato Savino. Uscita distante dalla porta di Lombardo. Allora Calio non ha molte soluzioni offensive, allora serve Lombardo. Lombardo verso De Rosa sulla fascia, però non c'è nessuno in avanti. La palla va direttamente tra le mani, tra i piedi di Boccia. Murolo non è riuscito però a far filtrare la palla, la prende Calio ma sono sempre troppo soli. Non poteva fare altro che guadagnare la rimessa laterale, non c'erano compagni da servire. Allora proprio Calio batte per De Martino. De Martino verso Lombardo. Lombardo rientra sul sinistro e guadagna un fallo laterale. De Martino, Palumbo ancora per De Martino, ancora all'indietro per Calio. Stavolta molte soluzioni, c'è De Rosa però la palla è di molto fuori. Rinvio di Boccia per Savino, anche lui però troppo solo in questo caso. Però Murolo riesce a recuperare la palla e guadagnare un calcio di punizione. Punta i passi l'arbitro e sulla palla c'è Murolo che quindi è destro, perché si è posizionato col destro, il gol l'ha fatto col sinistro. Bello il tiro, però la palla esce, ci sarebbe arrivato comunque Lombardo. Se deve fare il cambio, Paglio chi esce? Intanto si continua a giocare con Calio che prova a servire De Martino, sempre però poche le soluzioni per l'Atletico Arenaccia, non sarebbe stato comunque in grado di far male da lì De Martino. Poche soluzioni offensive, adesso però una buona opportunità con Palumbo. Palumbo il sinistro diretto, aveva due opportunità di passaggio, però il tiro è centrale e Boccia ha respinto direttamente in fallo laterale. La palla da De Martino passa direttamente a De Rosa nella loro metà campo. Palumbo chiuso in fallo laterale, all'indietro per Lombardo. Lombardo per De Rosa, ancora Lombardo, Calio, Lombardo, Calio, Calio per De Martino. Stavolta il tiro a giro non esce di pochissimo. Poi la palla però è comunque a fondo campo. Savino, De Martino la recupera, il destro è spinto. Palumbo, vediamo se hanno un'ultima opportunità perché siamo quasi alla fine. Proprio all'ultimo Palumbo segna. Palumbo
Quindi 3-1. Matrullo Lombardo direttamente. De Martino, Palumbo, De Rosa, Calio, chiuso Florio. Bravo Florio ad andare via e solo contro il portiere ha tentato lo scavetto, però è stato bravo Lombardo, attenzione con il destro sul controbalzo, ci ha provato Murolo. Il primo tempo finisce sul 3-1. Allora si riprende il secondo tempo subito, ci ha provato Florio. È iniziato il secondo tempo sul 3-1 per il team Socce, però l'Atletico Arenaccio aveva avuto un buon finale di primo tempo con il gol poi di Palumbo che ha accorciato le distanze. Proprio Palumbo in possesso palla, rientra sul sinistro, però non ha soluzioni. Ecco però con un tacco bravissimo per De Martino, Calio, la palla esce. Una bella, bel tiro di Calio, però la palla con, dopo aver toccato il palo, esce direttamente alla destra di Boccia. Palumbo, il tiro diretto, la palla però è fuori. Florio, ancora Palumbo, Matrullo, chiuso Palumbo, Savino, Florio all'indietro per Iorio, Savino, Iorio, Florio, scattando sia Savino che Matrullo, però stavolta sbaglia Florio, fallo di Florio. Batte Calio, il sinistro diretto di Calio, la palla però esce. La sinistra di Boccia, Boccia serve Iorio, Iorio per Florio, anticipato però riesce a recuperarla per due volte. Poi De Rosa fa scorrere un fallo laterale, anzi guadagna. Florio, Savino, tenta il destro, la palla di poco esce. Lombardo, Palumbo, Calio sulla sinistra, rientra e serve Palumbo, c'è De Martino libero, infatti viene servito, poi tenta il destro diretto, Maiorio lo anticipa e lo ribatte in fallo laterale. Fallo laterale che batte proprio De Martino, il cross per De Rosa, ottima occasione però non la colpisce bene, quindi sciupa l'opportunità di andare sul 3-2, quindi di accorciare ancora le distanze per la sua squadra. Allora Iorio per Matrullo, lo stop non è dei migliori, De Rosa con il sinistro, più un tentativo di evitare il contropiede che di tirare, la palla esce, tanto è entrato Murolo, esce Matrullo. Per l'Atletico Arenaccio invece non si cambia, anzi esce Iorio. Murolo, bravo Palumbo, prende palla intercettata, De Martino, Calio, Calio ancora per De Martino, il destro, la palla però respinta bene da Boccia in calcio d'angolo. De Martino, Palumbo,
verso Calliò, però attenzione, questo è un grosso sbaglio. E allora siamo sul 3 contro 1, Florio verso Savino, si sono però andati a chiudere. E allora Palumbo per la Renaccia riparte, ma sbaglia il passaggio per De Martino, fallo laterale quindi per Team Soccer. Matrullo per Murolo, Murolo per Florio, solo, e viene chiuso, poi c'è Palumbo, riesce a tenerla in campo con De Martino, bravo, ancora De Martino, rientra, serve Palumbo, Palumbo, Calliò, Calliò, rete, 3-2. Signore, 3-2, quindi segna Calliò. 3-2 per voi. Attenzione, subito Murolo, sfiora la possibilità di andare immediatamente sul 4-2, quindi ad aumentare il vantaggio. Allora, quindi passata la paura, l'Atletico Renaccia ritorna in avanti. Calliò, De Rosa, ancora per Calliò, tenta col tacco, viene fermato però da Iorio, Iorio per Savino, 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 bello il tunnel, però poi De Rosa chiude. Allora Calliò, bello il passaggio ancora per De Martino sulla fascia, De Martino col destro, impossibile fare male da lì, e la palla esce. Iorio, Murolo, il doppio passo, c'è Savino vicino, ancora per Murolo, Murolo va sul sinistro e stavolta non conclude bene col sinistro, la palla esce. Lombardo per Palumbo, sta salendo Di Martino, ancora Palumbo, tenta il passaggio verso Calliò, esce però bene Boccia direttamente, Matrullo, Murolo, Murolo verso Savino, palla lunga direttamente per Lombardo che serve De Martino, chiuso, ancora Murolo, doppio passo, fallo credo, no, fallo laterale soltanto. Savino, ancora Savino all'indietro per Boccia, Boccia per Iorio, Iorio per Murolo, cercano di ritrovare la tranquillità, Team Soccer che poteva gestirla meglio il doppio vantaggio, il cross palla fuori, Lombardo, tanto escono, esce Russo, esce De Rosa, entra Russo ed esce stavolta sì Matrullo e rientra Florio, subito Russo con la palla però la perde. Allora Savino con la finta, tenta il sinistro, Lombardo con il piede si allunga e la chiude in fallo laterale, proprio Savino sbaglia, Calliò, Calliò non riesce, guadagna il fallo. Palumbo all'indietro per Lombardo, De Martino rientra però attenzione perché ha perso palla, c'è Savino, Savino rientra con le finte col sinistro, si è andato a chiudere poi però bravo Iorio ma bravo anche Lombardo nell'uscita bassa a terra, Russo palla fuori, Murolo, Florio, ancora Murolo, sarà buttata fuori. Allora attenzione Palumbo,
De Martino con il tacco verso Calio, esce Boccia e la controlla, la fa scorrere in rimessa dal fondo campo, sempre Boccia verso Florio. Iorio verso Savino, non è riuscito, troppo lunga la palla. Lombardo se la prende con le mani. Palumbo, sta scattando Russo, il passaggio c'è, non è riuscito ad arrivarci però Russo, e allora Murolo, il sinistro bello per Florio, peccato non ci è arrivato, ottima idea, secondo me era anche buono il passaggio, forse non si aspettava Florio. De Martino, Murolo riintercetta la palla e riesce di nuovo a servire Florio, era riuscito quasi ad anticipare Lombardo. Attenzione però al contropiede dell'Atletico Arenaccia con De Martino verso Caleò, il sinistro di Caleò ed è il pareggio 3-3. E si riprende, quindi il risultato di 3-3, si era sul 3-0, bella rimonta dell'Atletico Arenaccia, adesso la partita è davvero in bilico, siamo al decimo minuto, quindi mancano altri 15. Savino, il destro! Non so se l'ha deviata Lombardo, credo di sì, sì, calcio d'angolo, bella parata allora di Lombardo, non era facile. Ancora angolo, ha chiuso Russo la seconda volta e ancora angolo, Calio è riuscito, sono riusciti a sfermare Murolo, Calio con un tunnel, poi Lombardo, ancora Lombardo riesce in una situazione non facile ad andare via e addirittura riesce anche a guadagnarsi un fallo, aveva superato anche un altro avversario che era Florio. De Martino verso Palumbo, Palumbo verso Calio, ancora il destro, la palla è uscita, non so se l'abbia toccata il portiere oppure no, fondo, fondo dice l'arbitro, quindi non la tocca Boccia, proprio lui con le mani a servire Murolo. Murolo viene fermato da Palumbo che ferma quasi anche Savino, poi ancora Murolo se ne va, Savino, Savino il destro, respinto ancora Savino, Savino col sinistro e bravissimo Lombardo, che parata, l'aveva messa nell'angolo, bravo Lombardo a chiudere in calcio d'angolo. Fallo laterale per il team soccer, Murolo, Iorio, Savino, Savino chiuso senza fallo, Calio, fallo su Calio, ragazzi 4 falli, il prossimo è tiro libero, vai Palumbo, Lombardo, Calio con il sinistro verso Russo, lo stop non è ottimo e allora Murolo all'indietro, Boccia, Iorio, Iorio con una finta spiazza Russo e così anche Savino, Savino prova ad andare via, bello il passaggio per Murolo, l'aveva visto scattare con la coda dell'occhio, allora Murolo rientra sul sinistro, chiuso però da Palumbo in fallo laterale, siamo al minuto 13, Florio a battere la rimessa laterale verso Murolo, la tiene in campo con il tacco, attenzione, bella l'opportunità adesso in contropiede con Palumbo, rientra ancora Palumbo, riesce ad andare via De Martino, poi Savino però la chiude, ancora Savino, Savino con il tacco per Murolo, Murolo rientra sul destro, poi la passa all'indietro per Iorio, Savino, ancora Savino se la porta sul sinistro e tenta proprio col sinistro di sorprendere però un ottimo Lombardo come sempre pronto nella risposta,
E allora la palla è per Caliò, attenzione Caliò ancora, prova ad andare via Boccia, che in scivolata riesce a metterla in calcio d'angolo. Proprio Caliò per De Martino, chiuso da Iorio in fallo laterale, anzi di nuovo angolo. Ancora Caliò, Murolo ribatte ancora in angolo. Caliò il passaggio verso Palumbo, l'aveva intercettata Florio, ma la palla giunge comunque a Palumbo, che la serve a Russo direttamente all'indietro per Lombardo, la stoppa col sinistro e con il destro la butta però in fallo laterale. Savino, Murolo, va via bene a Russo, allora ancora lui, serve Florio, Florio è solo con il pallonetto, la palla esce a fil di palo, stavolta aveva battuto il portiere Lombardo, una bella idea con uno scavetto, ci aveva già provato nel primo tempo, però la palla è uscita comunque di poco fuori. Palumbo, De Martino, De Martino verso Russo in posizione offensiva, c'è fallo e forse credo ci sia il tiro libero, e ha ammonito Savino. Savino, Savino, Gianni Savino. Dal dischetto c'è Palumbo. Allora va Palumbo con il sinistro contro Boccia, Palumbo il sinistro respinto in angolo da Boccia, che forse si è anche fatto male. Intanto Boccia è ancora ferma a terra, però si rialza, voilà, forse un colpo alla mano. Palumbo, l'angolo, non so se l'abbia deviata, non l'ha toccata, dice l'arbitro, quindi la palla uscita. Iorio, Savino, ancora Savino, chiuso però da Lombardo. È uscito bene Caliò, Caliò col sinistro, la palla sfiora l'angolo alla destra di Boccia, Boccia serve Iorio, Iorio verso Florio, chiuso ancora da Caliò, bella la sua partita Caliò, bello la risposta di Boccia. Allora Savino, Savino in avanti per Murolo, Murolo, siamo sempre sul 3-3, Murolo, Savino, il destro, Lombardo in angolo. Savino, Murolo, chiuso da Russo in fallo laterale, ancora Savino, nuovamente Murolo, se la porta sul destro. Ancora lui, chiuso, non c'è fallo. Lombardo, Palumbo, Russo. Ancora Palumbo, Palumbo, attenzione perché ce ne sono due, De Martino, il destro, e la palla è uscita.
Guardate! Boccia verso Iorio. Matrullo. Murolo. Riesce anche con una finta su Russo, però poi Calio lo ferma toccando la palla. Palumbo. Calio. Ancora Palumbo. Col sinistro la serve per Calio. Ancora il tiro di Calio. Bravo il portiere a metterla in angolo. De Martino. Murolo. Attenzione, ha sbagliato De Martino, quindi Murolo è in una buona posizione per Matrullo. Esce il portiere sulla palla. Lombardo. Calio per De Martino. A De Martino riesce a portarsela sul sinistro, però poi viene chiuso bene da Iorio. Poi Murolo riesce anche a superarlo. Ancora Murolo. Non è chiuso in fallo laterale. Intanto esce Calio contro De Rosa. Florio riesce ad andarsene, attenzione con un rimpallo, ancora tenta il pallonetto Lombardo per l'ennesima volta. C'è però sempre sul 3-3 Palumbo. C'è De Rosa dall'altro lato, Palumbo però fa tutto da solo e non trova compagni da servire, allora si rivolge all'indietro direttamente a Lombardo. Lombardo verso De Rosa di testa direttamente sul fondo. C'è da sci. Se devi entrare al prossimo entra. Al prossimo fuori, sì. Murolo. Cerchio di centrocampo contro De Martino. Aspetta Iorio e poi supera bene De Martino con una finta. Allora attenzione perché ancora Murolo riesce col destro, peccato, centrale, però comunque c'è ancora una volta Lombardo. 21, 4 minuti. Qualcuno deve uscire. Vai. Intanto esce Russo, entra, rientra Calio. E sta uscendo credo Iorio. Ed è rientrato Matrullo. Murolo. Siamo al minuto 22, quindi manca poco al termine della partita e si rimane sul 3-3. Bella la giocata di Murolo e Matrullo si divora un gol. Stato però non era facile perché è stato anche anticipato. Attenzione ancora Lombardo sul tiro di Murolo che era rientrato benissimo. Ancora Lombardo che ha salvato almeno 4 gol. Murolo sul destro tenta il tunnel, ma stavolta Calio lo ferma, lo supera e ancora con una finta, ma stavolta boccia, lo riesce ad anticipare. Contrasto, è contrastato, gioca. L'arbitro dice di continuare a giocare, boccia si rialza. Testa! Matrullo. Savino riesce con una finta ad andare via, ancora Savino. Savino rientra sul destro. Tenta il destro, respinto da Palumbo e poi De Rosa in fallo laterale. Ognuno solo. Savino. Murolo. Non c'è fallo, dice l'arbitro. Palumbo per De Martino, ancora per Calio stavolta scivola da solo e non è riuscito a portare la palla in avanti. De Rosa, palla fuori. Savino, Murolo rientra ancora con il destro.
Niente fallo, niente fallo, dice la dice. Calcio di punizione, alla fine è stato concesso. Savino sulla palla, il tiro di Savino, attenzione poi Matrullo, bravo ancora Lombardo, sta parando veramente di tutto. Calcio d'angolo, Murolo, passaggio diretto all'indietro per Boccia. Savino riesce ad andare via De Rosa, ancora Savino, tenta il destro. Calio sta prendendo tutte sulla gamba infortunata. Allora Matrullo, l'angolo battuto, Lombardo riesce ad uscire bene, a servire anche Palumbo in contropiede. Palumbo per De Martino rientra, il tiro e la risposta di Boccia in calcio d'angolo. Forse l'ultima opportunità di questa partita. Siamo sul 3-3, manca veramente pochissimo, anzi già siamo nel recupero. Batte Palumbo, De Martino la stoppa male, attenzione, vediamo se hanno il tempo di effettuare il contropiede del team Soccer. Florio, ancora Florio la tiene per troppo tempo. La palla comunque resta in campo, non è uscita, siamo ancora nei minuti di recupero, più di un minuto. Ah, sì. Savino. Ancora Savino. Savino chiuso da De Rosa, vediamo se c'è tempo per questo contropiede, Boccia in fallo laterale. E finisce così, 3-3 tra Atletico Arenaccia e Team Soccer.